L'Orafo Gioielli, grandi marche e creazioni proprie. Compriamo oro, argento e pietre preziose. L'Orafo Gioielli, il tuo orafo di fiducia. Si è svolto martedì scorso il direttivo cittadino del Partito Democratico di Cava dei Tirreni, che ha visto la partecipazione degli iscritti al partito, ma anche quella di tanti simpatizzanti, per un incontro volto all'analisi del voto e delle prospettive che riguardano la città metelliana e non solo. È stata una riunione veramente sorprendente, perché al di là degli iscritti ho invitato anche, diciamo, i simpatizzanti o coloro che erano interessati all'analisi del voto, e c'è stata una partecipazione massiccia. Infatti l'ho sottolineato, ho detto evidentemente avevamo bisogno di una sconfitta dal punto di vista sul piano nazionale per avere tanta partecipazione. Ci sono stati tantissimi interventi, abbiamo fatto un'analisi seria, efficace, e praticamente abbiamo deciso poi insieme di proseguire, di fare sempre questi direttivi aperti, di verificare anche la possibilità di fare iniziative, quindi ripartire con slancio. Critica invece la posizione dell'ex assessore Enrico Bastolla, che ritorna all'attacco contro il PD, sottolineando i risultati ottenuti nei 3 anni in giunta. Quando un politico lascia il segno, dichiara Bastolla, non lo si può accusare di non aver svolto fino in fondo il proprio dovere con professionalità. Nonostante le dimissioni, fortemente giustificate dal pessimo risultato elettorale, di cui nessuno, direttivo in testa, segretario e sindaco, si attribuisce la benché minima responsabilità, continuano a giungere importanti risultati per la città e per i cavesi, frutto del lavoro svolto alle politiche sociali. La pervicace insistenza con la regione, continua Bastolla, e gli ottimi rapporti con la stessa hanno determinato il raggiungimento di altri 2 importanti obiettivi: l'assegnazione delle somme tanto attese per i contributi alloggiativi per gli anni 2014 e 2015 dopo aver dipanato un contenzioso con la regione, e l'ammissione al finanziamento di circa 400.000 euro riguardante i percorsi lavorativi per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità presso il comune di Cava dei Tirreni e presso le scuole del primo, del terzo e del quarto circolo didattico, dando così una possibilità a circa 110 famiglie disagiate, ovvero agli ex percettori di sostegno al reddito, di lavorare per circa 6 mesi. Non è tardata la replica del segretario cittadino del PD, Massimiliano De Rosa. Io, diciamo, di Bastolla non ho mai parlato in questo periodo, anche perché penso che, diciamo, si commenti da solo. Si agita, ha delle effervescenze che, diciamo, non condivido. Tra l'altro ho letto di sfuggita anche il suo comunicato sulla direttiva di ieri. Ieri è stato un direttivo dove tutti hanno parlato, tutti hanno potuto esprimere la loro idea. Bastolla mi ricorda un po' la barzelletta, non so se la ricorda, di quella autista che si trova sull'autostrada e che a un certo punto, ascoltando la radio, sente questa notizia: attenzione, c'è un pericoloso conducente di un'auto che in autostrada va controsenso, al che lui si guarda e dice: uno, guarda quante ce ne sono, centinaia. E probabilmente, diciamo, lui non si rende conto che le sue analisi non trovano riscontro nel partito in questo momento. Lui ancora una volta fa delle sovrapposizioni tra amministrative, comunali, si agita, nessuno l'ha cacciato, si è dimesso spontaneamente, chiede commissariamenti del partito nazionale, regionale, caschi blu, Presidente della Repubblica. Veramente io non so che cosa rispondere. Noi siamo un partito sempre aperto, non cacciamo nessuno, e lascio ai cittadini il giudizio.